Cari amici e conoscenti, permettetemi di inserire nei miei personali auguri gli amici nemici e i nemici nemici. Stiamo per lasciare questo fottutissimo anno 2016, pieno di delusione e amarezze di natura socio-politica. Taranto, la nostra amata Taranto, ancora oggi è resa più povera e senza una consapevole conoscenza del futuro. La popolazione diminuisce sempre di più, perché molti giovani e meno giovani cercano fortuna altrove. Continuando di questo passo, diventeremo una piccola e insignificante città. Vorrei gridarlo questo in tutte le sedi e direzioni, la rabbia che provo nel vedere la mia città sempre peggio e, per non dire, distrutta. Questo perché chi doveva proteggerla con tutte le proprie forze non l'ha fatto, anzi si è reso suddito dello strapotere di Bari e Brindisi e Lecce. Una certa, diciamo, una cosa è certa: stiamo pagando tutto ciò che non si è fatto in passato. Guardando con distacco i partiti attuali, credo che alcuni degli attuali politici dovrebbero avere la decenza di non presentarsi alle prossime tornata elettorale a Taranto. E invece, al contrario, credo fortemente che si debba presentare ed essere eletti nuove persone che siano per bene e preparate e con un amore profondo verso la città di Taranto, sprigionando quella passione verso il bene comune, pertanto verso la città di Taranto. Come molti oramai sanno, io mi presenterò come candidato consigliere comunale, a prescindere dal partito, lista che sia. Sono anni che lotto senza un attimo di sosta, lotta esclusivamente per il bene comune, senza mai fermarmi. Vorrei elencare un po' tutte le cose che ho fatto, ma non posso, avrei bisogno almeno di mezz'ora di registrazione. Come molti sanno e mi conoscono, l'ho fatto con spirito gratuito, senza se e senza ma, avendo la consapevolezza che sarò ancora una volta isolato oppure non considerato appositamente o addirittura boicottato, perché animali, e ripeto animali come il sottoscritto, sono fastidiosi e tignosi, difficile da ammaestrare. Il mio unico e solo scopo è e sarà il bene comune, cari amici. Dedico in particolare questa registrazione, questi auguri registrati ai giornalisti che svolgono con un difficile lavoro, perché hanno l'arduo compito di trasferire alla cittadinanza la verità e la notizia con tempismo e realismo. Comprendo che non sempre possono pubblicare tutto, perché gli spazi previsti rendono chi deve scegliere gli argomenti prioritari una certa selettività necessita. Infine, in assoluto, gli auguri più sinceri e fraterni agli amici con la A maiuscola che mi seguono in questa travagliata odissea politica. Non mi sento di augurare un nuovo anno, ma un lungo periodo di benessere in salute per i più poveri. Oltre la salute, qualche soldino in più. Un abbraccio a tutti voi e tanti sinceri auguri,
Cavaliere Alfredo Luigi Conti.